Allora, Bancomat partecipate, noi naturalmente abbiamo dato questo titolo, abbiamo parlato principalmente dell'ATM, ma quando parliamo di Bancomat parliamo degli sprechi nelle partecipate. Per esempio, Antonella Russo sugli sprechi e sulle incongruenze ha presentato una decina di interrogazioni, parte Dici sull'AMAM, no, ma parte su Messina diverse, no, Ambiente. Noi poi parecchie. dedicheremo una trasmissione anche al tema dei rifiuti, e non è un déjà vu, ma insomma, si è aggiornata nel frattempo la situazione. Providenti, voleva fare una domanda. Ho letto sui giornali e sentito che il comune prevede di risolvere il problema di alcune società che non esistono più, di molta gente che sta perdendo il posto, piazzando queste persone che escono fuori, penso che siano anche quelli del lato che scompare, piazzandoli nelle partecipate. Una novantina credo che siano. Una 53, novantina, 53, 53, 53. Agrinova, nelle partecipate. Ecco, io vorrei raccomandare all'assessore e al sindaco di stare molto attenti, perché questa è una situazione molto complessa, molto difficile e che può dar luogo a dei clientelismi incredibili. Di che cosa hanno bisogno le società partecipate? Parliamo dell'ATM. Di che cosa ha bisogno l'ATM? L'ATM ha bisogno di autisti, solo di autisti e meccanici. E meccanici, perché la sua Gli officina autisti li meccanica. guidano e i meccanici li Momento. riparano, certo. Allora, se ci sono fra queste persone che devono uscire dalle società che vengono estinte, cancellate, eccetera, se ci sono persone che hanno la qualifica di autista o di meccanico, allora si può capire, c'è una logica interna, diciamo, al L'interpello, personale certo. e può farsi un'operazione del genere. Ma stiamo attenti a che non diventi invece la spartizione delle varie persone fra Messina Ambiente, l'ATM e chi altro? E E l'AMAM. sistemare quello che hanno assunto i vari padrini della politica, insomma, E se diciamolo nascondono. chiaramente, perché nel tempo Ora, questo per hanno fatto. esempio, anche per Messina Ambiente. Messina Ambiente ha Tutti, bisogno di pure autisti. Rifondazione Comunista, tutti, tutti. Messina Ambiente ha bisogno di autisti, ma e ha bisogno di gente capace, per esempio, di fare le potature. Una volta Messina era famosa proprio per i giardinieri. Non ne abbiamo nessuno. Non c'è più niente. Ora, se per caso fra queste persone c'è gente che lo sa fare, allora ha un senso tenere Le queste cooperative per persone. fare queste cose. Ancora ce l'abbiamo, le cooperative fanno le Grazie, potature. le cooperative secondo grazie. me non fa Dottore Providenti, niente è a uno. stato Lo so, ma chiaro. ce l'abbiamo, Grazie. continuano a dargli Ora appalti a queste bisogna cooperative, rispondere le continuiamo a direttore. fare Antonella lavorare, vecchie Russo. cooperative che lavorano tutt'oggi. Cioè, se si Grazie. esce da questa cosa si entra nell'abuso. È stato chiaro, è stato chiaro. Questo è Antonella chiaro. Russo voleva aggiungere qualcosa e poi sentiamo il direttore perché siamo proprio in chiusura. Sì, quello che ha detto il dottore Providenti è veramente è molto importante, ma siccome in gioco ci sono tanti, tanti Certo, lavoratori precari, non si obiettivamente possono non è buttare al adesso, mare. no, ma Certo. neanche il momento di affrontare il problema In questa con la maniera giusta. drastica, Sì, certo, no, è chiaro. Ci sono occorrerebbe tanti il lavoratori, giusto, ma ci sono il anche tanti giusto, disoccupati il adesso. giusto Ci sono tempo. tanti ragazzi della mia che sono a spasso e ci sono tanti papà che vorrebbero sistemare i propri figli e Assolutamente non hanno sì, queste possibilità in queste città. ma in Quindi un non po'. credo che sia così che dobbiamo continuare a pensare di stabilizzare tutti. Il problema è talmente tanto serio e prende talmente tante possibilità sia di lavoro dei disoccupati sia delle persone che sono precari che sarebbe giusto affrontarlo con la giusta importanza e con la giusta tempistica. È vero che c'è un obbligo di mobilità fra le partecipate del comune, per cui i dipendenti ATO, che quando l'ATO chiuderà e dovrebbe chiudere praticamente a momenti, questi dipendenti, sia per la legge di stabilità sia per una legge regionale, hanno il diritto di trasmigrare in un altro ente partecipato. Il discorso è che la legge stabilisce che non ci deve essere un aggravio di spese per l'ente pubblico e che si deve trattare appunto di personalità che hanno lo stesso tipo di, cioè che sanno cosa fare e dove essere impiegati. Ad esempio, l'AMAM, che è l'unica partecipata che ha una pianta organica carente. E quindi è la mamma che dovrebbe accogliere un po' tutti questi lavoratori che non solo però dipendono da partecipate ma anche da soggetti privati, ex LU, LSU e quant'altro. Quindi apriamo un discorso anche giuridico che veramente richiederebbe mezz'ora di discussione e non lo possiamo fare. Un bel concorso pubblico Il, eliminerebbe il eh, problema, tenendo conto anche di guarda. un'altra Eliminerebbe il cosa, problema, vediamo chi è più che bravo entra. lo statuto Siamo dell'AMAM. stanchi di queste cose qua.
qua. Guarda, lo dico, questa cosa mi fa. Io non riesco, perché ho 35 anni e la classe dirigente passata ha rovinato tutti quelli degli anni 70, degli anni 80, che oggi siamo tutti a spasso. Un taglio bisogna darlo netto, perché domani, tu oggi sei papà, se non facciamo questo taglio, domani mattina, domani tuo figlio non lavorerà neanche lui. Questa cosa va finita, va terminata. Lo statuto... Possiamo aprire, io torno qua nella politica, ognuno ha gli amici là dentro. Pure a me mi fermano fra questi dipendenti, tutti ci abbiamo gli amici là dentro. Questo sistema è sbagliato, non può continuare più, bisogna dare un taglio. Lo statuto dell'AMA, sì, ma ad esempio prevede solo come servizi assolutamente residuali per l'ente idraulico la possibilità di far fare dei lavori competenti ai dipendenti AMA, ma ad esempio potrebbero farlo soltanto per la manutenzione delle fontane pubbliche, quindi mi chiedo quante fontane pubbliche a Messina ci siano funzionanti che possono essere manutenzionate dai dipendenti dell'ATO. Invece in ordine anche al titolo della trasmissione, io ho riflettuto moltissimo su quello che ha detto il dottore Providenti, perché quello che io pensavo fosse un effetto, in base alla teoria del dottore Providenti, diventa una causa del disastro, cioè non una mala gestio di tutte le partecipate per i decenni che ha comportato dei danni al comune di Messina, ma un'ipotesi quasi opposta, vale a dire la mancata stipula di contratti di servizio e quant'altro ha dato la possibilità al comune di Messina, ai vari bilanci che sono stati approvati annualmente, di aggiustare situazioni, come dire, non tanto chiare, non tanto limpide, proprio grazie alle società partecipate. Chiaro. Quindi è una situazione, chiaro, qualcosa che mi fa riflettere, chiaro, moltissimo. Chiaro, direttore, le domande erano tante. Però la risposta, sì, per GTT. Io entrando. Chiaro, la risposta, prego. Prima per questo, o no, per GTT rispondo io. Prego. Intanto, al momento... Gli 800.000 euro, anzitutto, sono un tetto massimo, non è un impegno per cui noi dobbiamo spendere 800.000 euro. Il contratto fatto con GTT, la convenzione, prevede, oltre all'arrivo dei bus, prevede tutta sono una serie... 25? Quanti sono? No, sono 15. 15. Che il cui costo simbolico era di un euro, però c'erano delle riparazioni da fare e poi c'era il trasporto in sito. No, 150. 150 euro. Alla fine 100, sono... 150, 200, diciamo. No. 150 più un euro ad auto. Ora, no, 7.000... un euro a bus. E quindi sono 200.000 euro. Poi sono 7.500 a veicolo per la completa revisione. Punto. 7.500 per 15. A cui vanno aggiunti 2.500 più o meno la cifra, che è il costo del trasporto. Quindi sono 10.000 euro a veicolo. Per 15 sono 150.000. Poi ci sono state le riparazioni, abbiamo fatto le riparazioni, gli accessori per le riparazioni dei bus. Poi sono rimasti tutte le parti di ricambio dei bus che noi abbiamo, che sono... Quindi sono prezzati e sono prezzati al valore di magazzino. Ecco, la cosa importante è questa, che è quello di mercato, c'è un listino prezzi che abbiamo concordato. E in più sono stati presi altri parti di cambio per i 480, che sono veicoli che GTT li ha praticamente via via li sta usando sempre meno, che noi avevamo, di cui ci mancavano completamente i prezzi, e che noi li avremmo tutti i pezzi, noi li compriamo al prezzo di mercato. Invece, con quella base di questo costo, li paghiamo il 25% del loro valore. Questo fa i 250. Perfetto. Al momento siamo arrivati a circa 260.000 euro di spesa. Euro. Al momento. Quindi al massimo si arriva a 800. Ma il massimo, cioè non è detto che ci si arrivi, l'abbiamo messo con questo tetto perché poi dovevamo fare anche una fideiussione nei confronti loro e dovevamo stabilire una cifra massima da non superare. Il suo stipendio a parte, il suo stipendio a parte. Non c'entra niente, non c'entra niente. No, lui è pagato dall'ATM, non c'entra niente. Che è 180... Quant'è? Zuccarello statuto una macchina e gli diamo una casa, una figlia, no, la macchina non l'abbiamo comprata, non abbiamo comprato più la macchina, io ho il contratto, ho rinunciato alla macchina, l'ha rinunciato dopo che abbiamo fatto, okay. No, non c'era bisogno. Vabbè, quant'è allora? No, diciamo, perché la gente è giusto che lo sa. Ho la macchina aziendale, punto. La macchina aziendale, che è un appunto
Una la vecchia macchina per la direzione. Se l'ha scelto la Renault, ha rinunciato. Lo chiedo a lei. Io c'ho il contratto, è un po' inferiore rispetto a chi c'era prima, mi sembra. Sono 90.000 euro. 100.000 euro la prima. Euro quelli prima non hanno mai chiesto niente. Me dopo 20 giorni mi hanno girato al contrario, controllato e guardato tutto. Ma no, vuol dire, a me fa anche piacere perché non è niente da nascondere. Ma guadagna meno di quanto guadagnava a Torino? Di quanto guadagnasse a Torino? Sono venuto qui per passione, mi lasci. Io però volevo rispondere sulle altre. Rispondere sulle altre prego, domande. Prego, direttore. Domani era fatto. Allora, innanzitutto, io devo dire, ho apprezzato l'intervento del dottore Provvidenti. Del dottor Provvidenti, ha detto una serie di cose assolutamente interessanti. Innanzitutto sul contratto di servizio, no? Ma è del tutto evidente che noi ci stiamo lavorando, cioè io qui sto lavorando. Fra una settimana, noi vogliamo chiuderlo, abbiamo già fatto una proposta formale alla città e speriamo di chiudere il più presto possibile. Però è del tutto evidente che non si può ragionare senza contratto di servizio. Non esiste. Un'azienda deve avere un contratto. Ma un altro elemento che è importante è che l'azienda deve avere dei bilanci asseverati, che non sono mai stati. Oggi noi per la prima volta abbiamo finalmente nel 2012 un bilancio asseverato dai nostri revisori dei conti, che credo che è un buon successo per tutta l'amministrazione, eccetera. E quindi questa è una cosa positiva, che prima non c'era. Per quanto venivano bocciati appositamente per salvare, esatto. Non sono stati bocciati i bilanci dei revisori dei conti? Quelli attuali assolutamente no. Il bilancio del 2012 è stato dato parere positivo. Perfetto. Quindi questa andiamo avanti. Quindi del tutto viene evidente che un'azienda deve avere i bilanci in ordine, un contratto di servizio a posto e avere rapporti istituzionali corretti in ordine con tutte le amministrazioni, a partire dalla città e dalla regione. Per quanto riguarda l'altro, cos'era? Sì. Ah no, era quello del discorso della mobilità che voleva dire. Allora, io condivido le perplessità che lei aveva evidenziato sull'aspetto della mobilità in senso lato. Io però voglio fare, no, che vi voglio farò fare, che loro hanno evidenziato in senso lato. Vorrei fare attenzione a provocazione, perché il concetto della mobilità vale per tutti. Perché a quel punto, se una parte del personale ATM è entrata dentro senza concorso, qualcuno dovrebbe farsi le domande allora. E c'è un sacco di persone che noi, di cui giustamente, noi oggi stiamo dicendo dobbiamo stabilizzarli, a quel punto qualcuno può dire ma allora perché non facciamo un concorso per tutti? Quindi bisogna fare attenzione, come dire, quando trattiamo questi problemi che hanno a che fare con la vita delle famiglie, no? Dei lavoratori, delle famiglie. Come diceva la consigliera Russo. Esatto, che poi è un effetto a catena, cioè, quindi bisogna, come dire, fare un ragionamento generale di equilibrio, perché poi vale per tutti quanti, per le persone che sono qui dietro, per fare un esempio, o per gli altri, vale per tutti quanti, punto. Attenzione, perché si ha un effetto a catena se si comincia a mettere le regole. Io credo invece che sia importante un'altra cosa, è che le persone che se dovessero mai entrare, vengono scelte attraverso una selezione. Allora, noi abbiamo detto, per quanto riguarda, per entrare nel merito, perché la domanda che ha fatto Zuccarello era evidente, si riferiva a quel personale di Feluca che ci è stato detto, ci è stato richiesto se noi volevamo. È vero che la nostra azienda, che l'ATM ha bisogno di manutentori autisti, sono il primo a dirlo, ma è anche vero che l'azienda non ha una rete commerciale e in particolare non ha personale con competenze software, zero. Voi pensate che un'azienda di trasporto che deve dare informazioni, che deve fare le cose che sono state evidenziate, che sono state dette poc'anzi dalla nostra clientela, possono stare in piedi, no, in un mondo dove si va ormai sull'informatica completa, ma anche solo i sistemi di controllo, di gestione del trasporto pubblico richiedono delle competenze. Quindi Feluca vi possono servire. Allora, noi abbiamo detto con chiarezza, noi prendiamo soltanto delle persone se queste passano una selezione fatta da personale esterno e con questi criteri che abbiamo già definito. Feluca, di alta qualità, ma con selezione. Selezione, ma di alta qualità. Se non sono di qualità, non li prendiamo. Perfetto. Giussi, doveva rispondere a qualche altra cosa? L'importante? No. Giussi. È fallito il primo progetto TPL Scuola, ma si vuole riproporre nuovamente a metà novembre. Il direttore Foti si è affidato agli stessi dirigenti che hanno fatto far cattiva figura a Carciola lo scorso anno. Non è il caso di azzerare tutta la classe dirigente che ha distrutto l'ATM in questi anni se non si vuole fallire nel bilancio dell'azienda? Questa era un'osservazione di quelle belle toste. Andiamo avanti. Le partecipate sono state dei serbatoi di voti, le assunzioni venivano fatte in occasione delle campagne elettorali. Ato, Messina Ambiente e ATM sono state portate al collasso dai politici che hanno governato il comune, altro che gasolio.
Altro che gasolio. Beh, questa è molto bella, eh? Questa è molto bella. Ce n'abbiamo ancora? Per il momento ci fermiamo. Direttore, volevo aggiungere qualcosa? No. È una cosa che, come hanno detto, ci tengo moltissimo. Il TPL per le scuole lo inizieremo probabilmente. Il TPL cos'è? Pedibus? No, il TPL è Trasporto Pubblico Locale. Ed è una sigla che io ho voluto tirar fuori. Andiamo a scuola in TPL, perché in effetti, riprendendo anche un discorso che abbiamo fatto nella puntata precedente, il servizio di trasporto pubblico è una risorsa. Può sembrare strano, parlando di ATM, che invece è stato un buco nero per certi versi, ma può diventare veramente una risorsa per le città. E quindi dall'utilizzo del trasporto pubblico locale, quindi dagli studenti, soprattutto dalle nuove generazioni, era nata l'idea di voler promuovere dei servizi particolari dedicati a loro. L'anno scorso, in effetti, la carenza di mezzi è stata fatale, in un certo senso, per l'efficacia di quel servizio. Quindi avevi inventato il Pedibus? No, il Pedibus non c'entra niente con noi. No, dico, non c'erano mezzi. No, assolutamente. Quella era per le scuole, per i ragazzi elementari. Per cui ora stiamo riproponendo andiamo a scuola in TPL, con mezzi però affidabili, perché il problema è chiaramente se io do... No. È un sistema a pettine, dal tram verso le scuole che stanno ai vertici dei torrenti, quindi l'Archimede, il sul Viale Giostra, parte alta, quindi fare in modo che ci siano più tram e bus a pettine su. Chiaramente questo oggi... Lo possiamo fare perché sono più affidabili. Ma hanno fatto fare mala figura, così come diceva questo. Sì, perché Marini. Si rompevano. Allora, chiaramente i ragazzi, poi giustamente, non ci arrivavano più a scuola. Ho capito. Noi dobbiamo chiudere. Io volevo l'ultima domanda dedicarla al direttore Foti. Io spero che lei risponda ai nostri appelli altre volte. La chiameremo altre volte, sicuramente. E si è trovato bene in questa trasmissione. Di male lingue non ho invitato. Trischitta non gliel'ho fatto trovare. Però tornerà Trischitta, attenzione che tornerà. Si è pentito di essere venuto a Messina un po'. Ogni tanto pensa la mattina quando si fa la barba, ma come uffici fare? Quello me l'ha chiesto mia moglie una volta che mi ha visto tornare a Torino semistravolto. Mi ha detto: ma io devo dire, no, non mi sono pentito, perché intanto io ho veramente la fortuna di conoscere, adesso non è per fare i complimenti, eccetera, ma di conoscere l'assessore Cacciola e le altre persone dell'amministrazione e il commissario Manna, con cui io veramente lavoro veramente, veramente bene. Cioè, una sorpresa per me è stata proprio di avere questo gruppo di persone con cui si è instaurato un rapporto lavorativo, ma anche un rapporto personale di alto livello. Questa cosa qui mi in quanto la raddrizza, mi dà aiuto. L'ATM, ce lo dà un termine? Ma noi vorremmo entro un anno sicuramente avere degli importanti risultati. I risultati ci devono essere. Perfetto, con queste parole di augurio, facciamo in bocca al lupo al direttore che ne ha bisogno. Grazie a tutti. Sì, assessore. Prego. Soltanto. Prego. Una che riguarda il futuro, e volevo ribadire appunto questa possibilità di incrementare i nuovi mezzi dell'ATM. E per quanto riguarda il passato, volevo appunto anche ricordare l'enorme lavoro che ha fatto il commissario Manna prima ancora che arrivasse lui, e che sta continuando a fare. Che sta continuando. Allora il lavoro era molto più complicato, oggi ovviamente è un lavoro che diciamo rimane, però certamente è più rivolto al suo impegno, e quindi comunque in ogni caso è un bel lavoro di equipe che sta continuando. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima.
mi pizzica, 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 mi pizzica. Queen of all trans, take care.